tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Il Sole 24 Ore ha analizzato diversi fattori per stilare la classifica 2015 delle province italiane in cui si vive meglio. Al primo posto Bolzano, seconda a sorpresa Milano, mentre Pavia è risultata 70esima. La peggiore provincia del nord dopo Asti è Alessandria. Cosa ne pensi di questo risultato? Non mi stupisce, non abitando nemmeno in provincia di Pavia. Comunque, frequentandola quel poco che basta, sì, vedo che la situazione non è delle migliori qui e posso capire che da cittadino soprattutto non sia il massimo. I problemi sono diversi, dagli aspetti più culturali alla mancanza di voglia di proporre attività nuove, soprattutto quando il comune da diversi anni lamenta anche un considerevole calo nelle entrate, ecco. Però poi non c'è un riscontro effettivo dall'altra parte che possa da un lato far fronte a questa situazione e magari proporre attività per i giovani, aprire spazi nuovi per i giovani in qualsiasi ambito, in diversi ambiti. Quindi culturalmente Pavia ha il grosso problema di delegare tutto a Milano. Tu ti riferisci ovviamente al comune in questo caso di Pavia? Mi riferisco certo al comune, questo è uno dei grossi problemi che riguarda poi il cinema. Se consideriamo che Pavia ha un solo cinema, e insomma è già abbastanza debilitante la cosa. C'è il teatro che comunque si attiva, vabbè, però non ci si può rinchiudere sempre lì. Quindi un piazzamento negativo meritato? Sì, devo dire di sì. Già non sono un grande amante della regione Lombardia, soprattutto per quanto riguarda amministrazione, eccetera. Però sì, e il problema principale, ripeto, secondo me è proprio questo: il delegare tutto alla capitale morale, che dista 30 km, 15 km da qui circa, quindi. Però non è giusto. Dice la vicinanza di Milano comunque si fa sentire e influisce negativamente. Influisce negativamente non certo per colpa di Milano quanto per l'amministrazione pavese. In questo caso ci riferiamo all'amministrazione Bosone, l'amministrazione provinciale. Sì, esatto. Io ripeto, non vivendo qui non sono nemmeno al corrente poi di quella che è la vita effettiva all'interno dell'amministrazione, quali sono le dinamiche, però in linea di massima so che questa è una situazione, è un malcontento piuttosto diffuso, parlando con altri ragazzi e poi frequentando comunque la città quel poco che basta. L'impressione è confermata. Sì, penso che sia giusto perché manca assolutamente qualcosa da fare nel tempo libero per i giovani, per le persone di mezza età e per tutti, penso. Ecco. Trovo che questo sia proprio un limite e che sia peggiorata nel tempo. Parliamo quindi di tutta la provincia? Parlo di Pavia, io conosco Pavia, ecco. Pensa che sia un problema relativo all'amministrazione oppure qualcos'altro? Ma l'uno e l'altro, al momento di crisi e anche forse a chi non si dà abbastanza da fare per fare qualcosa. L'unica cosa positiva mi sembra la mostra Palazzo Vistarino su Bicasso. Penso di no. Come mai? Qui è risultato appunto che la qualità della vita non è sufficientemente alta. Secondo me è una questione generale, cioè se la mettiamo sulla sicurezza, la sicurezza non c'è da nessuna parte, non è che a Bolzano c'è più sicurezza. A livello di cultura non lo so. Lei vive qua a Pavia? No, vivo in un paese fuori. Frequenta spesso la città? Non più di tanto. Le capita da cittadino di pensare che potrebbero essere fatti dei miglioramenti? Questo senz'altro. Ci sono delle tematiche particolari o degli aspetti particolari della città che lei migliorerebbe? O della provincia in questo caso? Allora, non esistono piste ciclabili nel modo più assoluto. E poi le strade fanno schifo. Cioè bisogna migliorare tutte queste cose. La viabilità,
tutto qui. Quindi la viabilità e la riqualificazione magari del manto stradale, per esempio. Tranquillamente.